ogni volta. Buongiorno. Ciao. Stavo dicendo che ogni volta che ci si avvicina alla partenza dobbiamo completamente svuotare la macchina per andarla poi a riempire nuovamente nel miglior modo possibile in base a quello che dobbiamo fare. Quindi fuori tutto. Fuori tutto, e l'obiettivo del giorno è riuscire a montare una doccia. Però vi facciamo vedere durante. Oh, ho perso tutti i cosini. Dove sono finiti? Boh. Vabbè, li troviamo, dai. C'ho anche le pinne a questo giro. Pinne, maschera, tutto ci abbiamo. Sì. Col sup. Ciao. Mamma mia, però c'è un mare di roba, cioè. Ora c'è da togliere tutta questa roba qui per arrivare qua sotto a questa presa. Insomma, via, metto all'opera. Dai, il primo è già quasi svuotato. Cosa hai trovato? Sì, ce n'è una marea di questi belli anellini. Vabbè, oh. Meglio di più che di meno. Le fascette. Guarda lì. Ci sono delle cassettine. Magiche. No? È lusso, eh? Guarda lì. Mm. Beh, faccio vedere il pezzo di brioche che è lì dentro, chissà da quanti mesi, eh? Guarda, si scoprono se... Cos'è? Te lo faccio vedere o vieni a vederlo da te? Vieni, vieni. C'è un po' di tutto lì sotto, c'è un pezzo di brioche. Insomma, ci voleva anche una riordinata, eh? Sì, ma... Oh. Occhio che non ti si attiva di colpo. Ho trovato anche il cappello, eh? C'è di tutto, eh? Tutti i microclimi del mondo. Bustine. Mamma. Questo che si spera di non doverlo mai utilizzare. Cos'è? Quello per controllare gli errori della centralina. Io lo so chi è che mette questi pezzi di brioche qua giù, eh? Chi è? Teddy? È quel canino che quando poi te gli dai un pezzettino, capito? Poi dopo... Con la scusa, truc. No, ora bisogna vi faccio vedere una cosa. Vengo di lì, aspetta. Oh, non è perché sono la maggiorenne, però questi qui sono i famosi bastonetti rossi che ci hanno salvato la vita più di una volta al Capo Nord. Ciao! Dai, vienici a dare una mano, forza! Ciao! Vieni! Ciao! Cos'hai trovato? Mi chiedevo, no? Due cose. Uno, quando l'abbiamo messo in macchina, che non ho proprio memoria. Due, a cosa ci serve? Guarda, se ci si sente male? Sono quelle cose che ci vanno. Ma con la pressione corretta a giro. Allora, ora devo smontare. Ma che dimmi, dimmelo. Questo per la pressione, no? Sale. Sì, sì. Poi vedi, cade dopo. Na 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 na. Che canti. Allora. Cos'è che smonti ora? Smonto questa copertura che abbiamo fatto per fare i vari fili per la pompa. Via un pezzo, c'è di tutto? No, ci sono mille fili. Ehi, adesso io devo andare a prendere quelli che passano lì sotto, che sono quelli della pompa che adesso è di là, attaccare la pompa di qua e insomma. Ma lo si fa? Certo, ci si spera.
No, dai, non dovrebbe essere così. E quando mi dice ci si spera, guardate. Via, 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 via. Non perdiamoci d'animo. Ora poi qua c'è un sacco di roba che io vorrei mettere qua su. Perché abbiamo messo questo telo sopra, questa tasca, chiamiamola, che è tutta molla. E quindi ci andiamo a mettere tutta quella roba che non serve in realtà, o che ti auguri che non serva mai. Anche perché ci vuole spazio, c'è da caricare la tavola per il sup. Bisogna tagliarci tutte e due. Vista, che credete? Tutte e due le teste bisogna tagliarci. Perché ce lo mettiamo con le fascette, no? Ma siamo sicuri? Sì, sì. Ma lungo così? Almeno. Questo cos'è? Aspetta, guardiamo se quale dei due, uno è più lungo di quell'altro. Va bene, eh? Il filo è arrivato. Quindi sto facendo un tocco di eleganza. Tocco di eleganza con le viti lunghe come al solito, però va bene. Tocco di eleganza è sempre il laboratorio dove facciamo le cose, eh? No, devo dire che è meraviglioso. Guarda i lavori. Vai. Accendo il bottone, che ho fatto zzz. Zzz. Ora questa è provvisoria, no? Vuoi mettere le pinne? Perfetto. Ma quello zzz, zzz, sì, perché fatto? Rimane sempre in pressione. Volendo uno la può lasciare accesa, così ogni volta non devi schiacciare il pulsante. No. Poi la spengo e la vuoto. E è perfetto. Direi. Molto bene. Sono soddisfatti di questo lavoro, è venuto bene, eh? Sì. Guarda qua, pompa, tubi, mica tubi, impianto elettrico, le zanzare. Sì, cos'è che manca ora? Cosa manca ora? Ora manca qui il gancio. La tenda. La doccia, non è che uno può le lavarsi così. Giusto. Ma mettiamo anche quelle. Vai. Ma intanto ora c'è da fare qua, voglia te. Ma funziona o fa finta? Allora, qui c'è la bombola dell'acqua che dà acqua alla doccia. Gabinetto, abbiamo fatto una mensolina, volante. Muore? Funziona però. Sì, che io c'ho la spiralla. Tutta? Oh. Allora, c'è tempo. Poi ci abbiamo da mettere via tutta questa roba qui. Il tappino. Finito. Vai, allora facciamo vedere. Allora, io un'altra finezza che ho fatto proprio col filino. Questa che aziono. Va bene. Va. È perfetta, eh? Adesso bisogna mettere un supporto per poterla agganciare tipo qua da queste parti qui, no? Non c'era il suo, ma è il suo, però è piatto per attaccarla così. Qua bisogna metterci un affare così in modo che
quando uno la schiaccia va. E ti bagni i piedi. L'acqua è finita, la doccia ce l'abbiamo, o meglio ce l'avevamo, ma doveva essere però messa tutto, a punto, sì, perché era fatto un po' volante, dai, non era riuscito bene. E ora in questi giorni inizieremo anche a caricare la macchina proprio dal sopra in quella sacca, anche perché ora abbiamo fatto vedere che ora c'è tutto qui, tutto a mezzo. E però siamo quasi pronti, la partenza poi si avvicina, vedrete presto un video che riguarda quell'oggetto, questo, ma l'avevano visto in una storia, chi ci quello segue, che però non diciamo che cos'è per ora. Questo, pensavo pistoni, che anche questo è stato cambiato. Ah, comunque, per tanto poi ce lo chiederete, quella pompa è una pompa 12 volt che porta 3 litri al minuto, autoaddescante, quindi può rimanere sempre accesa, però noi abbiamo preferito metterla che si accende e si spegne per sicurezza. Comunque era giusto per darvi una nozione un po' professional di quello che abbiamo fatto. E ora niente, noi vi salutiamo e il prossimo video mi auguro che sia quello della partenza, perché a questo giro faremo questo viaggio in Sardegna, ma non sarà il solito viaggio. Seguiteci per vedere di cosa si tratta. Alla prossima, ciao!